in quest'aula e di fronte alla nazione, io penso che si debba usare un linguaggio improntato alla massima franchezza. Bisogna innanzitutto dire la verità delle cose. Si è diffuso nel paese, nella vita delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, una rete di corruttele grandi e piccole. È evidente che a ridosso del finanziamento politico dei partiti si formava tutta un'area e un sottobosco che sfuggiva al controllo dei partiti e che aveva un'altra dimensione, un'altra natura. I casi sono della più diversa natura, spesso confinano con il racket malavitoso e talvolta si presentano con caratteri particolarmente odiosi di immoralità e di asocialità. Dicano, c'era un finanziamento illegale, lo sapevamo tutti benissimo, vi partecipavamo tutti, dovevamo porre un rimedio, la cosa non andava bene così, non l'abbiamo posto, abbiamo sbagliato, abbiamo lasciato andare avanti perché ci interessava, questa è la verità, abbiamo lasciato andare avanti una macchina politico-giudiziaria che colpiva solo da una parte, questa è la verità delle cose, che colpiva solo in alcune parti e non in altre. La prova che non si vuole la verità e che non si è voluta la verità è che quando io parlai di un'inchiesta parlamentare di fronte al Parlamento, mi trovai, il presidente della Camera d'allora disse che era una cosa che non avrebbe ottenuto risultati, ma si sono fatte inchieste parlamentari su tutto, ottenendo o non ottenendo risultati, si sono fatte inchieste parlamentari su qualsiasi cosa. E come mai sul più grande scandalo della storia, il più grande scandalo della storia, non si fa un'inchiesta parlamentare? Perché? E invece si è dato corso a un massacro giudiziario. Quale scopo? A uno scopo di giustizia? A uno scopo di moralizzazione?